No, non volevo dichiarare perché mi sembrava tardi, ma vengo sempre accusato di fare anche orari strani per le comunicazioni. Però lo faccio volentieri, qualche dichiarazione solo per rendere omaggio anche al coraggio e all'abnegazione che questa città sta dimostrando, come sono stato, sapete, prima a Bergamo e ancora prima a Milano. Domani continuerò questo tour. È un omaggio anche questo a Brescia, alla città, agli amministratori, abbiamo qui il sindaco e soprattutto a tutti gli operatori sanitari, perché ovviamente è una città che è stata messa a dura prova, non siamo ancora del tutto fuori dalla fase critica, rimane critica, ma siamo usciti dalla fase più acuta. Si iniziano a intravedere gli effetti dei grandi sforzi che sono stati fatti e sicuramente il gran merito di questi sforzi va a chi era in prima linea, a chi è sempre stato in prima linea, continua a essere in prima linea. Quindi direi che è un omaggio mio personale, ma anche del governo intero e direi dell'Italia intera, a tutti coloro che hanno lavorato in tutte queste scorse settimane, questi mesi e continuano a lavorare. Grazie davvero. Misure speciali per Brescia, possono arrivare? E ovviamente stiamo lavorando, abbiamo iniziato a lavorare per questo decreto nuovo, come sapete conterrà delle misure economiche sostanziose, parliamo di 55 miliardi, che sono tantissimi da un certo punto di vista, ma sicuramente per quanto riguarda le macerie che stiamo accumulando non sono tante, c'è tanta sofferenza, tante persone vivono ristrettezze economiche, quindi adesso ci lavoreremo e sicuramente troveremo il modo anche per dare un riconoscimento, anche un sostegno materiale maggiore alle città più colpite. Tornarsi indietro farebbe zona rossa, Colti Nuovi, la Bassa Bresciana, da dove di fatto si è sviluppato il contagio a Brescia? Allora guardi, dal punto di vista delle zone rosse, in particolare quella che è stata suggerita, che è stata valutata insieme al Comitato Tecnico-Scientifico, è stata quella alle porte di Bergamo, dei due paesini alle porte di Bergamo. Questa concretamente, una volta poi che si è deciso per una zona rossa, come sapete anche in quel caso si è deciso poi nel giro di due giorni per una zona rossa, forse anche meno, nel giro di poche ore, una quarantina di ore se ben ricordo, di fare zona rossa tutta col decreto che ho firmato il 7 di marzo, tutta la Lombardia, e quando parlo di zona rossa intendo dire che a quel punto lì è stato vietato assolutamente il trasferimento anche all'interno dei comuni, quindi comprendete bene che questo poi ha assorbito, cioè è stata una misura ancora più rigorosa rispetto alla specifica e più diffusa territorialmente. Abbiamo deciso una misura più drastica riguardante l'intero territorio della Lombardia e di alcune province limitrofe, e siamo resi conto che ormai il contagio, non parlavamo più di originari focolai, come all'inizio, vi ricordate, Codogno e Vo, Euganea, siamo ritrovati di fronte a un contagio diffuso, leggendo i dati eccetera, abbiamo convenuto poi anche con il Comitato Tecnico Scientifico che occorreva investire tutto il territorio della Lombardia da queste misure più drastiche. Presidente, scusi, che qua siamo in una città, una provincia dove sono tante aziende. I soldi alle aziende non stanno arrivando, siamo al 27 di aprile. Ne abbiamo parlato anche oggi con il presidente Bonomi di Assolombarda, neodesignato presidente di Confindustria, e con Sangalli di Confcommercio. Meglio, visto che lo Stato conosce i conti correnti delle aziende, fare in modo tale che fosse lo Stato direttamente a dare il sostegno alle aziende senza coinvolgere le banche e creare questo collo di bottiglia che è a oggi ancora insuperabile? Allora, ci sono degli aiuti diretti, sostegno diretto che stiamo anche valutando, ci sono già state forme di aiuto indiretto, ma ce ne saranno ancora più sostanziose, addirittura anche finanziamenti a fondo perduto. Alcuni finanziamenti a fondo perduto stiamo studiando col nuovo decreto. Per quanto riguarda, scusi, mi faccia finire poi mi fa la seconda domanda. Per quanto invece riguarda quello che lei sta dicendo, col decreto liquidità noi abbiamo consentito finanziamento
finanziamento ovviamente lo fa il sistema bancario, non lo Stato. Soprattutto, è quello che è da capire, la cospicua somma che abbiamo messo a disposizione, tutti quei centinaia di miliardi, significa un finanziamento delle banche possibile che viene erogato con la garanzia dello Stato. Quindi è un meccanismo specifico che non può essere sostituito da un aiuto diretto dallo Stato, che è un'altra cosa che cercheremo anche di fare, ovviamente non diffusamente per tutto il sistema delle imprese, ma con l'aiuto diretto finanziamento a fondo perduto cerchiamo anche di valutarlo, lo stiamo valutando. E poi arriveranno tanti altri forme di sostegno per rilanciare il tessuto industriale e il tessuto produttivo, ci mancherebbe. E quella è la grande scommessa, dobbiamo far ripartire il Paese, è un momento di difficoltà, dobbiamo assicurare in questi mesi un sostegno, un intervento diretto dello Stato in modo da poter consentire una ripresa e poi rilanciare il Paese con misure anche, io le ho chiamate sblocca Paese, più che sblocca cantiere. State raccolte fondi a Brescia di privati, pensavo alla campagna di Chiamo Brescia, che si è sostituita di fatto allo Stato per ventilatori, mascherine, terapia intensiva. È corretto che il privato faccia più dello Stato? Allora guardi, c'è stata una grande campagna di sensibilizzazione della popolazione locale, della comunità locale qui, ma lo stesso a Bergamo. Io vengo da Bergamo, anche lì c'è stato un grande riscontro per quanto riguarda le iniziative di solidarietà da parte di imprenditori e di singoli cittadini. Il che è successo un po' in tutta Italia, ovviamente anche la protezione civile ha beneficiato e quindi ha potuto anche ricevere dei fondi poi da redistribuire. Ma quando c'è una gara di solidarietà ben venga, quando ci sono delle gare di questo tipo positive senz'altro. Se lei poi dice ma è giusto che queste iniziative private si sostituiscano a quelle dello Stato, no, non si sostituiscono affatto infatti, perché la protezione civile, ma non devo dare io i numeri, basta collegarsi al sito della protezione civile che viene aggiornato tutti i giorni, c'è un programma specifico e vedrete i milioni di mascherine che sono stati distribuiti, le migliaia di ventilatori che sono stati distribuiti. Ovviamente l'abbiamo fatto non appena abbiamo ricevuto, abbiamo potuto, noi anche come Stato abbiamo a livello centrale, la protezione civile ha avuto difficoltà ad approvvigionarsi. Che non dimentichiamo, adesso poi facciamo le valutazioni sempre circostanziate, c'è stato un momento in cui a livello internazionale abbiamo avuto la concorrenza di tutti i paesi che sono affrettati ad acquistare ventilatori, attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale, abbiamo avuto una grande difficoltà, una grandissima concorrenza e noi abbiamo fatto di tutto e vi assicuro che se guardate quei dati, lei potrà ricredersi rispetto a quello che ha detto. Grazie.